Io sono stato vicepresidente di Polydesign, per cui avevo una certa autonomia e potevo anche fare delle proposte. Tra le tante proposte di corsi o di altre cose, a me è venuta in mente questa idea di fare dei corsi brevi, cioè delle lauree brevi, che poi sono invece dei corsi approfonditi, diciamo come dei master brevi, che non costassero come costa un master, che costa una fortuna, che fossero anche come durata sopportabili, cioè non un anno, non sei mesi, ma per esempio fossero contenuti in un mese o due mesi, cercando di fare dei corsi di alta formazione a full immersion, cioè che potessero rappresentare per chi li frequentava una vera immersione nell'argomento, cioè possibilmente stare tutti i pomeriggi per un certo periodo di tempo e lavorare su un tema. Lo schema è quello di un workshop, in fondo, cioè quello di immersione in un argomento. Allora, sono molti argomenti, secondo me, che potrebbero essere toccati e trattati per un approfondimento dei corsi normali o dei laboratori normali di comunicazione visiva. Io avevo fatto un elenco, evidentemente troppo ambizioso, in principio dicevo, ma c'è il problema dell'immagine coordinata, c'è il problema dell'imballaggio e packaging, c'è il problema dell'allestimento fieristico, per esempio, sono tutti questi problemi attorno ai quali ruota la professione, c'è la grafica editoriale, eccetera, eccetera. Però l'inizio di tutto nella grafica, cioè il nocciolo fondamentale, il fondamento della grafica, è l'alfabeto. L'alfabeto è la più grande scoperta della modernità, anche se non è così moderno, ma insomma, se si pensa che la civiltà umana si calcola in migliaia, milioni di anni, l'alfabeto è relativamente giovane, insomma, l'alfabeto è a 3.000 anni, 4.000 anni se andiamo a pescare negli alfabeti egizi, e o almeno in forme di linguaggio rappresentabili anche, cioè forme di fonemi, che è il modo di parlare, rappresentabili con delle scritture. Evidentemente ci sono degli alfabeti che sono più antichi, però noi non siamo ancora riusciti a decifrarli tutti. I segni che ci sono nelle caverne con le pitture dei ripari, ci sono anche dei segni che sembrano dei segni astratti. Si è cercato di interpretarli come segni simbolici del sole, della luna, della terra, del cambiamento delle stagioni, dell'acqua, queste cose. Però anche quella è una forma di alfabeto, se si vuole, una forma di scrittura, cioè qualcosa che contribuisce allo sviluppo della conoscenza per l'uomo, anche l'uomo cognitivo, e della cultura in maniera trasmissibile. Anche i fonemi, la lingua parlata è trasmissibile, però è labile. Cioè, io racconto una storia, o i vecchi, tante storie, o i saggi del villaggio, raccontavano delle storie, raccontavano la storia, o raccontavano la cultura, o trasmettevano il sapere, cioè come fare, come allevare gli animali o come coltivare la terra e queste cose, e la trasmettevano alla loro tribù, al loro gruppo, o da padre in figlio, così con parole. La grande scoperta dell'alfabeto è che con pochi segni si poteva raccontare tutta una storia.
Galileo nel suo dialogo sui massimi sistemi, il primo a dire, cioè a scrivere, che tra le invenzioni dell'uomo la più grande è l'alfabeto, la scrittura. Perché è stata quella che ha permesso non solo di fissare la cultura o la conoscenza o l'erudizione o le capacità, diciamo, le capacità filosofiche e mentali piuttosto che anche le capacità tecniche, di fissarle e di trasmetterle ad altri al momento, di trasmettere ad altri che vivevano in altri posti, in altri paesi, perché Galileo poteva essere anche stupito, cioè riflettendo sulla cosa, sul fatto che mentre lui prendeva appunti per il dialogo sui massimi sistemi, questi stessi appunti potessero viaggiare e andare. In questo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che è del 1632, Galileo dice: "Ma sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono in lignea, parlare con quelli che non sono ancora nati, né saranno se non di qua a 1.000 o 10.000 anni, con quale facilità? Con i vari accozzamenti, questo lui dice così, diventi caratteruzzi sopra una carta." E nelle versioni più modernizzate della lingua italiana dice: "con vari accostamenti diventi più caratteri sopra una carta." Cioè, quello che stupiva Galileo appunto era la facilità con la quale, con soli 20 caratteri, messi in un certo modo, si riusciva a comunicare anche con persone che stavano lontane. E non solo, si poteva comunicare col futuro. E questa è l'importanza dell'alfabeto. L'alfabeto, come tutti sappiamo, è composto, deriva dai suoni, dai fonemi, cioè A è un suono, noi abbiamo trovato un segno che rappresenta A, B è un suono. Mettendo assieme questi suoni e queste lettere si formano le parole. Mettendo assieme le parole, con l'uso della grammatica, si formano frasi, frasi e concetti. Mettendo insieme frasi e concetti si formano periodi, con i periodi si formano i capitoli, con i capitoli si formano i volumi. Quindi la tipografia, cioè lo studio del carattere, è alla base di tutto, perché grazie all'uso dei caratteri e all'approfondimento di questo tema molto interessante del progetto, del design, si arriva a poter comunicare in maniera totale con persone che abitano in tutto il resto dell'universo, pensando anche a quelli che ci saranno 13.000 anni. Quindi di tutti questi corsi che avevo ipotizzato e che io continuavo a ipotizzare, che naturalmente andavano a urtarsi contro le difficoltà economiche, perché sempre quello è il problema, abbiamo deciso di partire con questo corso di type design, cioè partire dalla tipografia, considerando la tipografia in sé elemento base fondativo, fondante della comunicazione visiva, che può essere visiva e verbale, insomma, e quindi la base più seria di ricerca e approfondimento. Considerando la
tipografia, il fondamento della progettazione grafica, evidentemente la lettera dell'alfabeto è il fondamento della tipografia, cioè l'elemento primo, primario, è il segno alfabetico. Ci si può domandare per quale motivo se ne fanno così tanti. Anche al giorno d'oggi noi non sappiamo in realtà quanti caratteri abbiamo nel computer, se non per certi programmi, ma in realtà è infinito il numero. Però è facilissimo ipotizzare che ci sono 1000 serie di caratteri. Per quale motivo disegnarne dei nuovi? Basta uno, cioè basta un carattere e dopo lo si ingrandisce o si riduce secondo lo spazio, ma in realtà per esprimersi ne basta uno. E qui inizia il problema della tipografia legato al problema del design, del progetto. Come sapete, il progetto ha un sistema di valutazione elementare, se vogliamo renderlo elementare, che si basa sulle qualità formali, le qualità funzionali e le qualità innovative. Cioè, di ogni progetto noi possiamo valutare la forma o le forme, la funzione, l'utilità del progetto e l'innovazione, cioè quanto di nuovo c'è in questo progetto rispetto ad altri progetti esistenti. E il progetto ideale è quello che ha un ideale equilibrio, è un triangolo, questo triangolo che ha i vertici, queste qualità, e il progetto ideale è quello che ha un giusto equilibrio, cioè quando la forma non prevale troppo sulla funzione, quando la funzione non prevale troppo sulla forma e quando l'innovazione, eccetera, eccetera. Ci sono i progetti più tecnici dove la funzione può prevalere, però insomma il progetto inteso in modo italiano, per questo è fondamentale. Parte dal Rinascimento, se si vuole. Il progetto italiano, l'approccio italiano al design e al progetto è chiaramente vincolato da questo equilibrio, mentre l'approccio anglosassone, per esempio, mira di più alla funzione, alla funzionalità, e quello di altri paesi latini, ad esempio la Spagna e la Francia, forse la Francia è quella più esemplare in questo caso, mira di più alla forma, al lato estetico, che non alla funzione. E noi miriamo molto all'innovazione, cioè siamo convinti che design sia innovazione. Pertanto quando in genere gli altri parlano di forma e funzione, e tra le prime definizioni del design c'è una famosa che dice form follows function, la forma segue la funzione o la forma deriva dalla funzione. Se esiste una funzione e noi puntiamo sulla funzione, sul miglioramento della funzione, avremo anche un miglioramento della forma. Noi italiani diciamo no, la forma è imprescindibile dalla funzione. L'importante è che la forma e la funzione viaggiano in parallelo. E poi ci abbiamo messo questo fatto dell'innovazione. Perché il design italiano è riconosciuto, è invidiato, riconosciuto in tutto il mondo? Perché ha sempre questo tentativo, certe volte, o almeno ha sempre questa attitudine a inserire l'innovazione tra le doti principali del design. E quindi io sono riuscito, parlandone per almeno 2 anni, rompendo le scatole alle persone per almeno 2 anni, nel Consiglio di Amministrazione Polydesign, a convincerli a varare un corso di Type Design.
spiegando alcune cose. Primo, che va bene che ci esistono migliaia di caratteri, ma esistono anche migliaia di sedie o di posti dove sedersi, esistono migliaia di forchette per mangiare, esistono lampade di tutti i tipi per illuminare, perché se ne sono fatte delle altre? Perché giustamente c'è un continuo evolversi del gusto. Gillo Dolfes ha scritto anche un libro famoso, Le oscillazioni del gusto. E il gusto contemporaneo, cioè c'è uno spirito del tempo, quello che i tedeschi filosofi chiamano Zeitgeist, lo spirito del tempo, influenza anche il progetto, il design. Quindi giustamente, anche se noi tutti apprezziamo e usiamo, dico noi come grafici, come progettisti grafici, amiamo il Bodoni, usiamo il Bodoni, usiamo il Garamond, usiamo sempre l'asse elvetica, queste cose. Però questo non vuol dire che usare sempre quelle cose ci si dimentichi del fatto che ce ne sono delle altre e che queste altre possono via via essere modificate e migliorate anche sia dal punto di vista della funzione, e nel caso dell'alfabeto la funzione è fondamentale, perché la funzione più importante dell'alfabeto è di essere leggibile, non solo essere facilmente scrivibile, tracciabile, ma l'importante è comunicare con gli altri in una maniera che sia comprensibile, leggibile, che abbia una leggibilità. Quindi la leggibilità si modifica, anche perché ci sono delle occasioni nelle quali si scrive con dei caratteri grandi e delle occasioni per le quali si deve scrivere con caratteri piccoli. Esempio famoso, gli elenchi telefonici, per esempio, oppure certi elenchi che troviamo nel computer, certi scritti, certi menu. In certi casi abbiamo bisogno di condensare in uno spazio molto grande una infinità di informazioni e nozioni. Quindi la leggibilità diventa fondamentale. Questo è il motivo per cui in uno dei corsi, credo il terzo, posso sbagliarmi, essendo io molto anziano, posso anche avere delle lacune, ma mi sembra che fosse il terzo, è stato dato come tema coraggioso al gruppo disegnare un carattere che avesse il valore di corpo 2, mentre abitualmente si comincia a leggere attorno al corpo 10, 9, 10, 11, 12, già il corpo 8 sembra piccolo, il corpo 6 è piccolissimo. Allora, disegnare un carattere che si possa leggere in corpo 2, così piccolo, vuol dire disegnare un carattere apposta, anche se poi per leggerlo dovremo mettere gli occhiali o usare una lente, ma è chiaro che non possiamo prendere un carattere esistente e ridurlo meccanicamente, perché si impasterebbe tutto, deve essere progettato apposta. Così come in altri corsi abbiamo pensato ai numeri, per esempio ai numeri delle targhe delle automobili. I numeri hanno un loro linguaggio, cioè significano delle cose, e anche loro sono modificabili. E nel caso delle targhe, delle automobili, hanno una precisa funzione, che è quello di permettere il riconoscimento del veicolo, e devono essere evidentemente di una certa dimensione, che è fissa, che è quella delle targhe, devono essere leggibili anche da lontano, e anche quando sono su mezzo in movimento. Per cui non possiamo pigliare un carattere qualsiasi e fare una targa automobile. Bisogna che con vari esperimenti si verifichi se è adatto, ma la cosa migliore è progettarlo per. Così dicasi per i caratteri, per i caratteri segnali che contraddistinguono gli strumenti di lavoro, cioè il tornio elettronico manuale, per esempio, ha delle scritte o ha delle indicazioni.
che devono essere studiate apposta. Così via via ci accorgiamo che questa progettazione del carattere diventa una specializzazione, cioè è tale che non si può sperare o pensare che qualsiasi persona che abbia studiato normalmente la progettazione della comunicazione visiva sia in grado di affrontare questo problema di quei 20 segni, che poi non sono 20, perché quando si parla di un alfabeto, al giorno d'oggi, con tutti i segni, si parla di 200 segni. Ho avuto delle esperienze precise in questo campo. Ho fatto parte di un team di ricerca della Honeywell Information Systems Italia, della HISI, Honeywell HISI, e io ero il project leader. Si trattava di disegnare gli alfabeti per le stampanti seriali. Stampanti seriali ad agro, quelle che si sente che stampano, diverse da quelle a getto di inchiostro, inkjet, comunque. Stampanti a impatto si chiamano queste qui. Noi siamo riusciti a fare 23 alfabeti diversi. Come mai abbiamo fatto 23 alfabeti diversi? Noi siamo riusciti a stupire, ero io con due miei assistenti dello studio, un ragazzo e una ragazza, e alla Honeywell c'erano due loro persone che erano un po' più pratiche delle stampanti di queste cose. Abbiamo scoperto che i signori che facevano, si occupavano di questa cosa, conoscevano solo gli alfabeti delle macchine per scrivere o da scrivere, perché erano abituati alla Honeywell, così come a Olivetti, così come a Remington, eccetera, a scrivere in un certo modo che è quello della macchina da scrivere, che è un derivato degli egizi, cioè è sempre un carattere con grazie, perché in origine le prime macchine che dovevano scrivere erano delle macchine meccaniche pesanti che battevano i caratteri in modo pesante. Se non avessero avuto le grazie solide, cioè era impossibile fare una macchina per scrivere col bodoni, per esempio, con i caratteri in bodoni, ma proprio per una questione anche di fragilità e poi di leggibilità. E poi era impossibile ridurre un carattere bodoniano così in piccolo. Allora, la prima cosa che io ho fatto è stato tenere ai tecnici, ma anche i tecnici che facevano le macchine, questi gacchettini che andavano e venivano, che non esistevano solo gli alfabeti delle macchine per scrivere, quelli che si chiamano correspondence quality, la qualità corrispondente della corrispondenza in anglosassone, ma esistevano i caratteri della tipografia. Dopodiché il lavoro è durato circa 3 anni. Il lavoro più grosso è stato trasformare questa conoscenza, competenza che avevo riguardo alla tipografia, cioè dare a loro la mia conoscenza della tipografia da applicare a un altro sistema più moderno di stampa. E questo significa l'importanza, nel mio caso perché io ero il leader del progetto, ma l'importanza della conoscenza individuale del carattere. Come avevo imparato io a approfondire e conoscere il carattere? Perché avevo fatto parte di un gruppo di ricerca promosso dalla Nebbiolo per la progettazione dei caratteri da stampa. Questo gruppo di ricerca facevano parte Munari, Grignani, Tovaglia, Negri, insomma eravamo degli amici così e avevamo la massima libertà. Questo urtava un po' la sensibilità dei progettisti classici come Novarese, perché arrivavano questi grafici da Milano, arrivavano a Torino e dicevano: beh, adesso cambiamo tutto,
come sono secoli che i karate si fanno così, beh adesso li facciamo in un altro modo. Perché Arebbiolo era entrato in crisi, cioè non riusciva più a vendere i suoi caratteri, abbastanza. E si è accorta che c'erano delle fonderie di caratteri, tedeschi, olandesi soprattutto così, che avevano disegnato dei caratteri nuovi, più moderni, e sul mercato avevano maggior successo. Quindi si è rivolta a questi grafici. Noi abbiamo affrontato il problema della progettazione, e come sempre quando si inizia una progettazione si fanno delle ricerche sull'esistente e poi ci si danno dei temi o degli obiettivi da raggiungere man mano con la ricerca fino ad arrivare a quel punto. Quando si arriva a quel punto ci si accorge che quel punto può essere una piattaforma e da lì si può partire per ulteriori approfondimenti, ulteriori ricerche, cioè la ricerca di per sé è abbastanza infinita, a meno che non si arrivi a un punto dove è impossibile continuare, ma casomai si torna indietro e si comincia un'altra parte. Per cui io mi ero formato a questa conoscenza della progettazione del carattere tipografico, da questo ero passato a questa applicazione delle mie conoscenze alla progettazione dei caratteri per stampanti, così, e via via uno si avvicina ai vari modi di realizzazione del progetto e dell'idea, finché si arriva alla progettazione digitale e all'approfondimento digitale del progetto, cioè un sistema più attuale e moderno. Quindi io sono partito per convincere i signori, scrivendo le relazioni, per convincere i signori di Polydesign, sono partito dall'importanza del carattere per lo sviluppo dell'alfabeto, dall'importanza dello sviluppo dell'alfabeto per la conoscenza e lo sviluppo della tipografia. Era sviluppo della tipografia per la diffusione del messaggio scritto, che poi quello letto, insomma, del messaggio come forma di comunicazione e delle scritture come forma di comunicazione. La seconda considerazione che ho fatto, e che è stata forse quella abbastanza convincente, è che in Italia, pur avendo noi una fortissima tradizione, perché noi partiamo, la nostra tradizione tipografica parte da Aldo Vannuzzo, da Grifo, da Bembo, da tutti questi signori del 400 e del 500, va avanti fino al Bodoni e poi arriva anche ai caratteri più moderni, ma insomma noi abbiamo una storia del carattere. Beh, questa nostra capacità e questa nostra eredità stavamo lasciando che si perdesse, cioè non la portavamo avanti. C'erano degli altri paesi che avevano preso in mano la progettazione del carattere della tipografia e la portavano avanti molto bene, olandesi soprattutto. E allora io ho detto anche, questa è una professione però, perché chi disegna il carattere, il type designer, è un designer particolare. Perché non dobbiamo dare ai nostri studenti la possibilità di approfondire questo, sapendo che questo è uno strumento, un modo di esercitare la professione. Cioè un bravo type designer ha un suo sbocco, ha una capacità di inserirsi in un mondo produttivo molto di più di un bravo designer dell'imballaggio piuttosto che un bravo designer genericamente della comunicazione editoriale, per esempio. E il carattere ha una grande influenza e si lega molto a questo, al disegno editoriale, all'editorial design, e si lega anche molto, anche se si vuole, alla progettazione pubblicitaria, perché la scritta, lo slogan, il marchio, il simbolo, il logotipo
già oggi poi si fa una gran confusione, tutto si chiama logo anche quando non è logo. Per logotipo si intende un marchio di fabbrica, un simbolo, qualcosa così, composto da logos, da caratteri, da suoni che sono legati al carattere. Se io faccio un marchio che ha su un'aquila e basta, tutti lo chiamano logo lo stesso, ma non è un logo deve essere un logo, insomma, capisci? Come IBM, IBM è un logo, IBM. E quindi si stendo molto su questa importanza della importanza anche economica, se si vuole, sociale, del disegno del carattere, siamo riusciti a fare questo corso di type design. Con delle giuste difficoltà, cioè abbiamo cominciato a pensare quanto deve durare un corso, e abbiamo detto, ma circa un mese, 4 settimane, quanto tempo devono stare le persone sedute a ascoltare o a disegnare? Beh, almeno 4 ore. Infatti noi iniziamo alle 4 e finiamo alle 8. Però non basta, perché molta gente arriva fuori Milano o anche da altre città lontane. Forse hanno bisogno di poter usufruire dell'aula, per esempio, di più. Infatti noi cerchiamo di dare l'aula con l'uso del computer, eccetera, dalle 2 del pomeriggio, in modo che uno abbia tutto il pomeriggio per poter approfondire questa cosa. Quanti devono essere i partecipanti a un corso? Beh, tutti i docenti naturalmente tendono a dire una dozzina, è meglio perché 12 persone si riescono a gestire meglio, ci si conosce subito e si riesce, anzi, averne 6, l'ideale, forse anche averne solo uno con il quale si parla e si fanno le cose. Ma abbiamo visto che economicamente non si riusciva poi a stare dentro, perché meno persone significa far pagare di più per riuscire a retribuire i docenti, i quali, guarda caso, vogliono essere retribuiti. Quindi ci siamo fermati attorno ai 20. Per noi il corso ideale è di 20 o arrivare a 22. Abbiamo provato ad arrivare, credo, in un corso quasi 23 o 24. Già i docenti un po' si lamentavano. Noi crediamo di avere fatto, di aver messo in piedi e di aver avviato un corso di alta formazione ideale, come tempi, come numero di allievi, come qualifica dei docenti, che sono tutti degli esperti molto qualificati, come risultati. Cioè, abbiamo visto che, lo so, magari se avessimo una settimana di più ci potrebbero, poi si arriva agli ultimi giorni quando si fanno gli esecutivi per fare quello che poi si vede nel mostrarsi, grandi poster o cose così. Però come sempre, questo succede anche nei corsi normali, nei laboratori normali, c'è una specie di rush, di corsa finale, che la gente tira tardi anche di notte pur di riuscire a finire, perché è quel momento in cui si sa tutto e si deve mettere tutto, il progetto deve avere un suo esecutivo finito e presentabile, e lì si dà, la gente si cava il sangue pur di arrivare. Però i risultati ci sono, siamo credo all'8ª edizione, siamo molto contenti, molto fieri. Se dovessimo fare dei corsi per 40 persone dovremmo trovare altrettanti docenti di quelli che abbiamo adesso, e non è facile, secondo me è impossibile, dovremmo andare a pescare anche all'estero, cioè noi i migliori esperti li abbiamo o li abbiamo usati, ma insomma, diciamo che persone che possono fare da docenti in un corso di questo genere si contano sulle dita di due mani, molte volte si contano anche sulle dita di una mano. Quindi il periodo è giusto, ideale, abbiamo scelto l'autunno,
è un periodo di stacco, le vacanze appena prima che cominciano le lezioni normali in università, in quel periodo, perché uno dei corsi, il secondo credo, l'avevamo fatto in un periodo di stacco tra un semestre e l'altro, però abbiamo visto che se c'era qualcuno, i corsi sono aperti in generale ai già laureati, però si prendono anche degli studenti dell'ultimo, insomma, quella gente che sta per laurearsi, e interferiva troppo col piano di studio. Invece settembre si suppone che chi si è laureato, la gente che deve incominciare l'anno è forse ancora troppo giovane per partecipare al corso, e abbiamo visto che a questi corsi partecipano sia persone giovani, cioè giovani, lo dico relativamente alla mia età, persone che hanno 20 anni, 21, 22, però abbiamo avuto anche persone di 30, di 35, io credo anche qualcuno di 40, cioè persone che avevano già una posizione nella professione, che hanno o per amore del design in sé, del progetto, del progettare, o per la necessità di fare un passo avanti nella loro conoscenza e specializzazione, anche a una certa età si sono applicati a ricominciare. Non è facile perché, come tutti sapete, finché si studia, si riesce a studiare e la mente è abituata, c'è uno spazio. Se uno già lavora e ha la testa via, magari, o ha famiglia, in casa ha i bambini che piangono, non so, queste cose, la vecchia zia, la mamma, la nonna, e è distratto da varie altre cose, e poi la mente è meno fresca perché si è già... Purtroppo andando avanti noi consumiamo molta parte delle nostre cellule, che per fortuna rimpiazziamo con le conoscenze, cioè quello che è la freschezza per l'apprendimento e l'applicazione delle nozioni, si rimpiazza poi con la saggezza e la capacità di affrontare gli ostacoli, di girare attorno agli ostacoli adesso. In televisione ho visto ieri sera un pezzo di questo filmato sulla conquista del K2, che sul canale 1. Ieri sera e stasera c'è il secondo pezzo. La montagna può essere una metafora giusta per quello che riguarda l'apprendimento. Cioè la persona che, lo scalatore, la persona che si arrampica, può scalare molto bene perché è giovane, è forte, ha delle capacità di adattamento all'altitudine, al caldo, al freddo, ha una muscolatura che gli permette di arrampicare tirandosi su con forza, eccetera. Però uno scalatore anziano ha delle conoscenze diverse, forse userà più chiodi per arrampicare, però un colpo d'occhio in cui scopre determinati passaggi, scopre delle soluzioni alle vie di arrampicata. E così è per la nostra conoscenza in genere. Col passare degli anni forse perdiamo questa freschezza nell'apprendere la cosa, ma abbiamo delle altre conoscenze che ci permettono di affrontare il problema e la ricerca con un ampio ventaglio di possibilità. Perché? Essendo arrivati più in alto, abbiamo una visione panoramica e una mappatura del territorio, una mappatura delle difficoltà o delle possibilità di conoscenza del territorio che è maggiore. Forse non abbiamo più quella incoscienza o irruenza che hanno le persone più giovani, le quali si buttano nella ricerca in un modo più appassionato, se si vuole, più istintivo, più animalesco, ma non in senso negativo, cioè in senso dell'istintivo. E mentre altre persone si avvicinano alla ricerca in un modo più razionale, tranquillo e metodico, noioso magari, ma
inesorabile, cioè non si fermano mai.